Termina 1-1 il confronto tra Tor Tre Teste e Romulea. Nel finale di gara succede tutto, infatti il rossoblù Sardilli risponde alla punizione di Ferrari. Il primo a cercare la porta però è Cesarini con questa bella giocata personale, debole però il suo mancino, quindi dalla parte opposta del campo Tonni serve Gagliardi che di fronte a Tomassini non riesce a mettere in porta da pochi passi. Lancio verticale verso Innocenti che cerca il tocco sotto, grande uscita di Veronica a salvare lo 0-0 per i suoi e poi sul tiro leggermente fuori misura di Tomassetti termina il primo tempo. Ripresa ancora con la Romulea in avanti, lancio verticale per Innocenti, ancora una grande parata di Veronica ad evitare il gol al 99 Amaranto, quindi un pallone messo da Russo verso Sardilli che liscia la conclusione, cercando un clamoroso gol, ancora un tiro da fuori, questa volta è Tonni a non inquadrare lo specchio, poi percussione offensiva di Purello che entra in area, calcia facile, la parata per Eliseo. Arriva un'occasione anche per Marchesi che, servito dalla sinistra, non riesce a centrare il bersaglio. Poi su questa punizione da parte di Ferrari esplode tutta la gioia della Romulea. Mancano 5 minuti al triplice fischio, vanno avanti gli ospiti con una grande punizione del subentrato con il numero 14. Ferrari fa gioire i suoi. Dura poco però la festa, infatti. La Tor Tre Teste torna subito in avanti, grandissimo cross di Purello che pesca la testa di Sardilli in area di rigore, perfetta l'incornata dell'attaccante, esplode di gioia anche la Tor Tre Teste dopo neanche un paio di minuti, è 1-1. Non c'è più tempo nel finale di gara, scorre sul fondo questo pallone, Calderone fischia 3 volte, si spartiscono equamente la posta in palio, Tor Tre Teste e Romulea.